Artusi nasce a Forlimpopoli nel 1820, è commerciante, ricco, agiato e all'età di 31 anni decide con la famiglia di andarsene a Firenze, va a sciacquare i ricordi e i pani in Arno. Era successo il fattaccio del passatore che tutti conoscono, arriva a Firenze, continua la sua attività di mercante, preleva un banco di seta e continua ad arricchirsi, coltiva le sue passioni, coltiva il commercio e poi nel 1865, quando Firenze diventa capitale, Artusi ha soltanto 45 anni, decide di andare in pensione sostanzialmente e dedicarsi sostanzialmente a quelle che sono le sue passioni, e cioè la cucina, la cultura, gli incontri, eccetera. Succederà che quando lui muore, il 30 marzo del 1911, qualche giorno dopo, arriva al comune di Forlimpopoli un telegramma veramente inaspettato. Il telegramma è questo foglio di carta giallo che per la città di Forlimpopoli ha un significato straordinario, perché riallaccia i rapporti con un cittadino che non era più nella memoria di nessuno, anche se lui era una persona che aveva già successo e il libro d'Artusi era già conosciuto in tutta Italia e anche cominciavano anche già le traduzioni all'estero, perché era un libro che viaggiava nelle valigie dei migranti. Questo telegramma sostanzialmente dice che il comune di Forlimpopoli è l'esecutore testamentario. I forlimpopolesi non ci credono. Questo telegramma arriva il 1° aprile, tant'è che si narra che per l'appunto fosse una burla, degno di un personaggio come Artusi, qualcuno dice di umor fantastico. In realtà non è così. Il sindaco Righi prende molto sul serio tutta la questione e va subito a Firenze e lui deve seguire personalmente le vicende testamentarie, che sono lunghissime, infatti sono raccontate nel libro che abbiamo appena pubblicato, Pellegrino Artusi e la sua Romagna. Di fatto Pellegrino Artusi lascia un po' di cose alla grandissima famiglia, numerosissima, lui non è sposato ma ha un sacco di sorelle, tanti nipoti, lascia un po' di cose. Poi, in quanto uomo giusto, lascia i diritti d'autore del libro alla fedele Marietta e al cuoco Francesco Ruffilli, che ne godranno fino alla fine, e lascia il suo intero capitale sostanzialmente alla città di Forlimpopoli. E su questa eredità, in qualche modo, nasce tutto il progetto, un po' in ritardo, devo dire, devo riconoscere, nasce comunque il progetto della città di Forlimpopoli per riconoscere, insomma, questo benefattore, oltre che grande uomo di cultura che è Pellegrino Artusi, ricordarsi della sua opera e del valore, insomma, della sua vita, della vita stessa, è un'eredità che la città di Forlimpopoli, insomma, ogni giorno, soprattutto qui in casa, cerca di onorare.